Leggine, ciao leggini, eccoci alla nostra lettura settimanale. Come al solito usiamo il mio oracolo dei registri akashici, il mio oracolo delle 14 leggi universali e il mio oracolo dei decreti quotidiani. Per l'oracolo dei decreti quotidiani c'è anche il corso gratuito, per quello dei registri akashici invece c'è sul giardino dei libri, lo potete trovare e anche su altre librerie online e su quello delle 14 leggi universali ci stiamo lavorando ma con un po' di calma perché ci sono tanti progetti in vista e quindi piano piano. Allora, tu come al solito chiudi gli occhi. Lascia andare le preoccupazioni, lascia andare i pensieri, vieni nel qui ed ora e immagina che davanti a te c'è una lavagna. Su questa lavagna immagina di scrivere un numero che ti viene, 1, 2 o 3. Bene, il numero che hai scritto è il numero del mazzetto. Quindi il mazzetto che ti darà indicazioni per, me lo metto addosso per questa settimana. Se hai scelto il mazzetto numero 1, 1, 2 e 3. Se hai scelto il mazzetto numero 1, abbi fiducia perché? Perché un bel nodo karmico si sta finalmente sciogliendo. Ci hai lavorato tanto, è stato difficile, a volte è stato faticoso, forse sei stata la custode del karma della tua famiglia o il custode del karma della tua famiglia. Se ancora vuoi lavorarci, ti metto il link al corso sui nodi karmici, come scioglierli, eccetera. Però questa settimana è una settimana molto positiva per sciogliere qualche bel nodo karmico, quindi sii ottimista e quando ti trovi di fronte ad una situazione, cerca di riconoscerla e affrontarla con quella fiducia su cui tanto stai lavorando, perché potrebbe essere che il nodo karmico che hai affrontato era proprio la fiducia. Ma tu hai un'arma che è quella dell'universo. L'universo scorre in te e tu ti apri alla grazia. La tua anima ha bisogno di passare più tempo a contatto con la fonte. Senti che qualcosa di infinito scorre in te, che la scintilla divina si sta risvegliando e ha bisogno di nutrirla affinché possa crescere e sbocciare. Inizia a muoverti con armonia e non a scatti. Parla poco e ascolta molto. Molto. Sorridi spesso e sii generosa, tollerante e amorevole. Apriti alla grazia, sarà un'esperienza mistica. Seguimi fino alla fine che facciamo un recap. Quindi, in questo caso, lavoro con il karma, lavoro sulla fiducia, ma soprattutto anche verso l'universo che ti aiuterà a sciogliere questo nodo. Mazzetto numero 2, 1, 2 e 3. Che belle, io le ho viste. Passione, registri akashici e poi il decreto. Allora, questa settimana l'emozione dominante per te sarà la passione e questo è meraviglioso perché la passione è un'emozione bellissima, è il sacro fuoco, è la cosiddetta fiamma. Può essere la fiamma gemella, quindi può essere un incontro speciale, il rincontro con qualcuno, eccetera, oppure può essere la propria fiamma personale. Se sai leggere i registri akashici, interroga i tuoi registri su questa fiamma, chiedigli cosa devo sapere della fiamma che si sta accendendo questa settimana in me. Potrebbe appunto essere l'incontro, potrebbe essere un qualcosa di tuo personale. Se non sai leggere i registri akashici, prova semplicemente a lavorare con una guarigione delle passioni, siano esse passioni appunto di hobby, passioni di qualcosa che volevi fare e non hai fatto, passione con il partner o cercare un nuovo partner o una nuova partner. Insomma, lavora in via di guarigione la parte della passione. Perché? E se fossi tu il maestro, presto sarai chiamata ad insegnare qualcosa a qualcuno. Non tirarti indietro, forse lo scopo della tua vita è connesso all'insegnamento. In cuor tuo hai sempre saputo di avere un ruolo importante da svolgere qui sul pianeta Terra.
Qual è la cosa in cui ti senti bravo? Inizia a condividere il tuo sapere con gli altri oggi stesso. Li aiuterai molto più di quanto non credi. Poi nel recap vediamo, sempre meglio. Mazzetto numero 3. 1, 2 e 3. Qui abbiamo la legge del riflesso, e la chiaroveggenza. In questo caso invece c'è la necessità di sviluppare gli extrasensi. Anche qui, se hai fatto il corso, vai a rivedere la parte degli esercizi sulla chiaroveggenza. In caso contrario, ti metto il link. Se sei già chiaroveggente, sai cosa fare. La legge del riflesso questa settimana ti porterà ad avere delle visioni riguardo a cose che ti possono essere utili. La cosa bella, te l'anticipo, è che la legge del riflesso viene anche nel decreto, quindi è una legge a cui non ti puoi esimere. Non fare l'errore questa settimana di pensare che quello che si manifesta nella tua vita, quello che noti negli altri, in qualche modo non ti appartenga. Devi pensare invece che ti appartiene, perché è proprio così. Questa settimana la legge del riflesso sarà protagonista e la chiaroveggenza come dono sarà la tua guida. Quindi mi raccomando, occhi e occhio aperti. Sei un'anima specchio, tu rifletti. Prenditi il tempo per riflettere, potresti stupirti dello scoprire cose di te che non avresti mai immaginato, e le persone fuori te le riflettono nel bene e nel male. Non ci piacciono queste espressioni, però nel positivo e nel negativo, se ti piacciono o non ti piacciono, fai tu, comunque il concetto è quello. Quella situazione che ti sta tanto a cuore non è altro che il riflesso di ciò che provi interiormente. Presta attenzione a ciò che ami e a ciò che detesti, perché entrambe hanno una matrice dentro di te. Rifletti in profondità e scopri la verità, come dentro così fuori, come fuori così dentro. Allora, recap! Prima del recap, se non sei iscritto al canale YouTube delle leggi della magia, fallo subito. Se questo video ti sta piacendo, ti è piaciuto, ti piacerà, regalaci un like. Mazzetto numero 1, legge del karma. È giunto il momento di sciogliere un bel nodo karmico legato alla fiducia, soprattutto verso l'universo, perché l'universo questa settimana sarà tanto presente e ti farà percepire la sua presenza. Apriti, come proprio non hai mai fatto, perché il nodo karmico si sta sciogliendo, a un'esperienza mistica. Mazzetto numero 2. Se sei in cammino con i registri akashici, valuta la maestria, valuta di diventare maestra o maestro se è la tua passione. I maestri ti aiuteranno in tutte le necessità economiche, eccetera. Se sei alle prese in un rapporto di fiamma, eccetera, vai a guarire tutte quelle parti che non fanno bruciare veramente il fuoco della passione. Il fuoco della passione deve ardere per illuminare. Come dice il maestro Saint Germain, dall'illuminazione arriviamo all'ascensione. Se non sei su un cammino di registri akashici, puoi usare la guarigione, qualunque tipo tu conosca, per andare a guarire la mancanza di passione nella tua vita. Mazzetto numero 3, la legge del riflesso è con te, che dice come dentro così fuori, come fuori così dentro. Usa la tua chiaroveggenza, sviluppala, fidati. Se hai un sogno, se hai un flash, se hai una qualunque cosa, affidati, perché questa settimana ti guiderà per capire come lavora il dentro e il fuori, perché tu le vedi distaccate, a volte ti arrabbi con qualcuno, a volte ti piace qualcosa o qualcuno. Beh, tutto quello è una matrice dentro di te e questa settimana puoi scoprirle per crescere ed evolvere, e la chiaroveggenza sarà l'extrasenso che ti aiuterà. Quindi, se non sei iscritto al canale YouTube della Legge della Magia, fallo subito. Se questo video ti è piaciuto, regalaci un like e soprattutto felice settimana. Tanta luce, ci vediamo in giro nel web. Ciao!